Buongiorno, finalmente vi farò vedere il seguito dell'ultimo video che vi ho fatto vedere sulla sciamatura. Se vi ricordate, quindi questa è la seconda parte. L'altro giorno diciamo, vi ho spiegato che mi è partito diciamo, uno sciame da questa famiglia, si è posizionato qua vicino, l'ho preso e l'ho messo qua accanto con tutta la regina. Qua io ho eliminato tutte le celle reali, ne ho lasciato due. E oggi andiamo a vedere la situazione. Sono passati 8 giorni dall'ultima volta da quando è sciamata. Quindi oggi vediamo l'operazione che andiamo a fare. Il seguito, ecco. Andiamo a vedere cosa è successo. Eccola qua. Quindi l'ho chiusa su due diaframmi. Non si toglie il diaframma, uguale. Bella popolosa, non è, anche se è sciamata, le api ci sono. Togliamo il sensore e partiamo da qui. Non ho messo il melario perché la famiglia è orfana, quindi quando sono orfane è difficile che raccolgo, cioè dà lento una volta a raccogliere, però ci sono le tecniche anche se sono in produzione fare questo lavoro, lo farò in un altro video. Cominciamo col primo telaio, guardate le api sono abbondanti. Allora qui abbiamo lasciato le celle, vi ricordate l'ho segnate, questo telaio ho lasciato una cella reale e in quest'altro telaio ho lasciato due celle reali aperte. Ora vado a eliminare tutte le celle reali che sono formate, le 9 celle, quindi sono passato 8 giorni, sono le ultime celle che la famiglia riesce a fare. Quindi questo lo posso scrollare, a questo punto per essere sicuro di eliminare tutte le celle reali vado a scrollare le altre in questo modo. Ecco qua, vedete? Celle reali sono formate e vado a eliminare. Via. Di queste non so esattamente il giorno in cui nascono, ma di quelle sì, perché erano in fase di percolatura, quindi so che erano al 7° giorno, 8° giorno, sono l'8° giorno, quindi sono pronte a nascere. Quindi so questa cosa, che è importante. Di queste non so l'età. Quindi eliminiamo tutte, hanno fatto sicuramente anche in mezzo, visto che è orfana. Andiamo a eliminare. Dobbiamo stare attenti a eliminarle tutte. Vabbè, fuori uno. Andiamo avanti. Altre celle. Siamo arrivati nel telaio dove c'è la prima cella reale. Questo non lo scolliamo per il momento perché essendo la cella ancora in fase di... diciamo sono passati i giorni più pericolosi, sono il 9° e 10° giorno, però ancora è delicata, quindi è meglio non scollarlo. Quindi andiamo a smuovere lentamente e vediamo la cella dove si trova. Questa era una.
Allora, qua è. E questa qui, guardate, ce n'è due. Come capiamo qual è quella che è nascente? Quella più scura. Questa è quella più scura e quella in cui la regina è quasi matura. Vedete, sono passate quindi, ripeto, 15, quasi 16 il primo giorno. Quindi questa più scura è quella matura. Quindi possiamo eliminare quella accanto a questo punto. Andiamo di qua. Situazione. Li possiamo spostare un po' con la spazzola, ecco, se non abbiamo modo. Eccone qua un altro, dobbiamo stare attenti, infatti ce n'è un altro. Oppure spostiamo lentamente con la leva, lo si leva e guardiamo bene tutti i punti, centimetro per centimetro. Perfetto, quella che è rimasta è quella. Andiamo di qua. Vabbè, questa è quella là, se vi ricordate, è quella che avevo lasciato. Allora la mettiamo da parte. Allora, di queste tre dobbiamo lasciare una, la migliore. Intanto io l'ho lasciata quella, ora vediamo le altre che sono. Ne do una più bella, più grossa, più lunga, diciamo lascerò quella naturalmente. E questo è l'altro. Le api sono abbondanti, abbondanti proprio, non so, non sempre c'è nada, ecco. Allora, questa sicuramente non è quella che abbiamo lasciato perché è ancora aperta, eliminiamo. Queste non sono sicuramente. Questa no. E qua ce n'è altro, ma questa non è nemmeno, qua. Questa nemmeno. Sono brutto, in ogni caso. Vediamo quella, diciamo, quella è la più bella che avete visto, come avete visto. Questa si è rotta quando l'abbiamo alzata. Guardate quante api ci sono, posso mettere in mirare immediatamente. Adesso diciamo che io metterò una regina, cioè che nascerà la Vergine, a questo punto cominciano a raccogliere, perché con la presenza della Vergine loro raccolgono. Quindi a sto punto, quando, diciamo, ora non c'ho il melario, però domani andrò a mettere tutto il melario. Le importazioni ci sono, queste le eliminiamo, queste non sono. Qualcuna di queste, questa, ah qua, qua, questa qua, ma quella è la più carina, mi piaceva di più, questa qua è un'altra, niente, la eliminiamo, guardate, faccio vedere la mossa, guardate la regina pronta a nascere, che bravo detto. Noi siamo sicuri dell'età della regina, questa è pronta a nascere, 8 giorni sono passati da ora. 7 giorni, 15, ma era pronta, è nata, è pronta, cioè sono arrivato preciso. Questo è fatto, sì, quindi con me sempre settimo giorno, questa la elimino, vi spiego perché a me non interessa una regina che si fanno loro, io ora eliminerò pure quella, la sto facendo vedere per farvi vedere, diciamo, quale lasciare e lasciarne una, però a me non interessa questa regina che è un F2, io vado a mettere domani che ho le celle pronte una regina F1 delle mie, quello è importante per me, diciamo per voi che non avete a disposizione delle celle reali, a questo punto ne lasciate una di queste tre, che sono pronte a nascere, avete visto, questa dopo qualche ora nasce, quindi comunque vi consiglio al settimo giorno di tornare, io un po' ritardato perché ieri non potevo venire, è meglio venire al settimo giorno, queste eliminiamo, queste eliminiamo tutte, niente, in teoria lascerei quella là, però ora la elimino, vi ripeto perché farò più una nella mia. Va bene. Quindi noi, ripeto,
è importante lasciare una cella aperta, perché so esattamente la età. Noi sappiamo che le celle reali, tutte le api, sia di regina, sia di fuoco, sia di operaio, si vanno a chiudere fra l'ottavo e il nono giorno. E quando la lascia aperta, so che siamo in una fase di settimo giorno, ottavo giorno massimo. Quindi ho il tempo preciso, la settimana, per tornare e lasciarne uno. Vabbè, andiamo. Quindi questi sono i telai segnati, vi ripeto perché è meglio non scrollarlo. Anche se era matura, quella non avremmo fatto nessun danno. Altre scorte, qua tutta covata che è nata, hanno messo subito a me. E qua ne abbiamo altre. Altre c'è. Riposizioniamo tutto com'era. E allora, ripeto, questa è la cella nascente. È nata. Niente, a posto. Allora, in questo caso non posso fare più niente. O la trovo e la elimino, perché a me serve una regina selezionata. Oppure io lascio questa a questo punto, perché è nata proprio adesso il naso. Ripeto, ritardato un giorno. Ecco cosa succede ritardare un giorno. Quindi vi consiglio di seguire esattamente al settimo giorno, di venire dopo che fate questo tipo di lavoro. È nata, però a me mi interessava una regina, quell'altra l'abbiamo vista, l'abbiamo eliminata, l'altra l'ho eliminata tutte. Quindi in questo caso io so che c'è una regina qua. C'è una regina, questo è la cosa importante. Perché se ho a disposizione, se hanno due regine, tutto quanto è due ricavi, ma probabilmente parte una seconda sciamola, parte la sciamola secondaria. E quindi si svuota la casa. Quindi non è questo, il mio scopo non è questo. Però in questo caso so che è nata, so che è un F2, la segno. Poi se non mi piace la cambio in secondo momento. Che questa ora che deve fare? Deve andare a secondare. È l'unica regina. No, ma si ricorda, una regina, la sciamatura si è calmata. Comunque è nata. Tutte le celle e lasciarne una che non c'è nata da parte. Non tardate perché succede questo. In questo caso io ho tardato un giorno, me ne è nata una, ho avuto fortuna. Però se già lasciavano tre regine era un problema, perché molto probabilmente sciamava. Allora, ora vi ho fatto vedere la filtrazione, quindi diciamo, della cassa dove sciamare. Io domani andrò a mettere il melario e la lascio per 15 giorni tranquilla, non la vado più a controllare, perché i tempi di fecondazione sono minimo 12 giorni, però per essere sicuri 15 giorni. Quindi 15 giorni metto il melario, l'aiuto e la lascio tranquilla, non faccio nient'altro. Va bene, niente, ora farò vedere la situazione della famiglia, del nucleo dove è partito, cioè nel nucleo che ho catturato, la bella sciamana. Vabbè, un nucleo, allora, ho un nucleo. Niente, guardate la situazione, questo è lo sciame che è partito da qui, questa è la situazione dello sciame. Lo faccio vedere nel prossimo video perché sennò è troppo lungo. Grazie e una buona giornata.